Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi andremo a parlare di accumulo energia da fotovoltaico con l'utilizzo di pacchi batterie a litio. E allora, nel mondo, ma non da oggi, da 6-7 anni forse, qualcuno già iniziava ai tempi a sperimentare nuove, diciamo, soluzioni per accumulare con batterie non più al piombo, non più al gel, ma al litio. Litio che può essere litio ioni, LiFePO4. E allora, negli ultimi anni invece, diciamo, la moda si sta espandendo in tutto il mondo. Diciamo che i pionieri sono stati forse gli americani. Hanno fatto un qualcosa in più, hanno azzardato un qualcosa in più e oggi esistono gruppi che racchiudono tantissimi di questi appassionati, sia uomini che donne, che hanno realizzato il loro gruppo di accumulo. La tecnica più utilizzata è quella di utilizzare celle ricondizionate, cioè celle recuperate da vecchi computer. Per esempio, computer portatili hanno dentro delle batterie 18650 la maggior parte, o anche trapani, utensileria, elettroutensili, qualsiasi cosa abbia batteria a litio. Loro andavano, prendevano queste celle, le diciamo testavano perché ovviamente non tutte sono buone. Sono celle usate, già stressate, però tante volte si nascondono dentro questi pacchi batterie delle celle nuove, perché tante volte ciò che si brucia cos'è? L'ABMS, perché in tutti questi pacchi batterie ci deve essere una BMS, cioè una scheda che controlla la carica e la scarica. Loro perciò che cosa hanno fatto? Hanno recuperato tot batterie smontate, recuperate le celle, testate le celle, buttate quelle che non andavano bene. Occhio, attenzione, non buttarle nella spazzatura standard. Vai nelle isole ecologiche della tua città, consegnale a loro e li metteranno, diciamo, da parte con la categoria batterie per computer. Perché sono sempre litio e non vanno, diciamo, buttate dove viene prima. Fatto questo, il secondo step è quello di assemblare i pacchi batterie. Fino a qualche anno fa, l'unico modo utilizzato da tutti era quello di acquistare dei socket plastici, sono quelli neri, forellati, dove vai a inserire le celle. Inserendo le celle e poi vai a fare le varie connessioni. Però, considerando che questi pacchi batterie, questi sistemi di accumulo sono di potenza, che cosa, qual è, diciamo, l'usanza che si fa? È quella di creare dei pacchi batterie singoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in base al voltaggio finale di questo gruppo di accumulo. Ogni pacco batterie avrà celle collegate in parallelo, perciò il voltaggio finale sarà sempre 4,2 volt, che poi si vanno a sommare. Ogni pacco batterie può essere, che ne so, 100 celle, 50 celle, 300 celle, tutte in parallelo, più o meno grande e le dimensioni finali. Avendo costruito 7 di questi, per esempio, con 100 celle cada uno, le vai a connettere come? Cella a cella, tutte le celle in parallelo con una buona parte utilizzano la tecnica del fusibile. C'è chi monta dei veri e propri fusibili, c'è invece chi monta, chi salda il metallo. Diciamo il filetto metallico dei resistori o dei componenti elettronici, vedi resistori, condensatori, non dico transistor perché già sono un po' più grossi, però
però resistori, condensatori hanno quei filetti metallici dove si salda, ecco, loro quelli li utilizzano per interconnettere cella con cavo, diciamo, centrale, che è quello vero e proprio che trasporta la corrente. Questo perché? Perché se saldiamo questi grossi pacchi batterie con tutte le celle in parallelo in modalità saldatura a punti, potremmo avere grossi problemi. Perché partiamo dal presupposto che sono celle usate e non nuove, perciò molte potrebbero avere una vita utile molto inferiore a tante altre. Ma se una o più di queste celle durante lo scorrimento dei mesi si guasta, può fare danni. Perché se una cella si guasta e si guasta malamente, cosa fa? Aumenta la sua resistenza interna, si trasforma in un vero e proprio resistore. Tutte le altre celle cosa fanno? Spingono corrente verso questa cella e lei si surriscalda e può esplodere. Poi esplodendo una si aumenta le temperature, parte la plastica del pacco batterie e si brucia. Comunque in tempo, qualche minuto, può scoppiare un incendio. Per evitare questo si utilizza la tecnica di Tesla. Tesla Motors, nei suoi pacchi batterie che utilizza nelle auto, nei camion, anche nei Powerwall. Che cosa sono i Powerwall? Sono delle batterie per uso in casa che si collegano all'impianto fotovoltaico e si ricaricano. Loro come fanno i pacchi batterie? Li fanno con questi microfusibili. Sono delle lamine sottilissime di materiale conduttore che, se attraversati da correnti superiori a un tot, si bruciano. Non mandano in corto la cella, proteggono tutta il pacco batterie. Perciò cella per cella deve avere questo fusibile. E poi da qui nasce anche, diciamo, un dibattito: ma il fusibile lo devo mettere sia sul positivo che sul negativo? Allora, c'è chi dice di metterlo su entrambi i poli, però io personalmente ho costruito 2-3 annetti fa il mio Powerwall, che ti mostro qui in foto, è un 3 kW, non l'ho più ampliato per mancanza di tempo, non per mancanza di celle, attenzione, perché io ho oltre 2-3 mila celle lì in attesa di fare qualcosa, sia nuove che usate. E questo mio Powerwall l'ho fatto con 3 pacchi batterie, 4,2 volt cada uno. Ogni pacco batterie monta 77 celle ricondizionate, perciò usate, da 2000 mAh cada una in su, perciò ci sono 2000, 2002, 2003, 2350, 2004, 2005 fino a 2007 e 2008, non oltre, perché ai tempi non era semplice reperire celle con capacità così alta in utilizzatori dismessi, ecco. Io ho cablato il tutto mettendo fusibili, veri fusibili, solo sul polo positivo. Non ho optato per saldare, che poi qui dobbiamo fare una parentesi, per saldare il cavettino del resistore o del condensatore. Io ho acquistato veri e propri fusibili e cella per cella li ho saldati. Apriamo la parentesi. Saldatura, ragazzi, evitate saldature a stagno, solo saldatura a punti. Nel mio corso, che è questo qui, ti spiegherò come poter saldare non solo il nickel per andare a customizzare i pacchi batterie, ma ti spiegherò anche come ho fatto per saldare i fusibili. Perché i fusibili, se non fai attenzione, tu non li saldi, perché i fusibili sono sottilissimi e si possono sia bruciare che squagliare, perché la puntatrice genera tantissimo calore
generando calore, ti squaglia il fusibile. Invece io dopo tante prove sono riuscito a trovare il settaggio corretto e mi sono saldato a punti tutti i fusibili. Per quanto riguarda l'utilizzo di questi pacchi batterie, ovviamente serve un gruppo di ricarica, perciò per utilizzarli devi poterli ricaricare. Per ricaricare io personalmente non ho un impianto fotovoltaico ancora, li ricarico con la rete domestica, però attenzione, il mio gruppo d'accumulo io lo sto utilizzando con un UPS, perciò come UPS, quando se ne va la luce, ok, io ho energia elettrica per un paio d'ore, così da poter appunto alimentarmi il computer, i computer e una parte di attrezzatura, calcolando anche che non è un pacco batteria piccolo, infatti mi dà autonomia di circa una giornata. L'ho utilizzato in questi mesi che si sono tolti varie volte la luce, tutti non avevano energia, ma io avevo energia disponibile. Comunque, torniamo alla ricarica. Per ricaricare puoi ricaricarlo con la tensione di rete, normalmente, o con un impianto fotovoltaico o con un generatore eolico. Per fare questo ti servono dei regolatori dedicati, tutti scelti ovviamente in base alla tensione del pacco batterie. Più è alto il voltaggio, più deve essere alto il voltaggio del tuo generatore e di conseguenza anche il regolatore. Se poi vuoi andare a connettere un inverter, devi anche scegliere l'inverter fatto apposta. A tal modo ci sono questi. Questo nello specifico è un fascicoletto che trovi su Amazon. L'ho fatto perché tantissimi di voi mi richiedevano un piccolo manuale, un qualcosa dove poter leggere, prendere informazioni anche sul mondo del fotovoltaico, delle batterie, eccetera, eccetera. Qui io ti indico tutti i componenti da avere per andare a fare questo pacco batterie, questo impianto, attenzione, perché questo più che pacco batterie è fatto proprio sul come fare impianto fotovoltaico a isola. Perciò io qui non ti spiego come costruire il pacco batterie, ma ti spiego quali sono tutti gli altri componenti utili: la cavetteria, i connettori, i pannelli fotovoltaici, quale tipologia, quale modello, l'inverter, eccolo qui, quale inverter. Per quanto riguarda invece come costruire i pacchi batterie, ci sono queste, sempre su Amazon, sempre con Prime, in pochi giorni a casa tua. E sono dei fascicoli, delle guide cartacee, dove trovi schemi, dove trovi tutte le informazioni sui connettori, sul il cablaggio, la BMS, che può aiutarti e non poco. Oltre questo, perché esiste anche un corso, ho realizzato anche un corso che è questo qui, Battery Maker, che dal lancio circa meno di un mesetto già tantissimi studenti mi hanno inviato il suo feedback. Alcuni li ho postati sulla pagina di Facebook e altri li posterò anche qui su YouTube nella sezione community. Tutti soddisfatti, ma anche perché, ragazzi, perché è un corso che richiede tempo. Cioè tu non mi invierai il tuo feedback il giorno dopo, perché il videocorso è talmente lungo, talmente articolato, che ti serve tanto tempo per studiartelo. Perciò io il consiglio che do a tutti, già dall'inizio, a quelli che hanno acquistato, gli studenti che hanno acquistato il videocorso, il primo video inizia: non fare overdose di questo corso, perché non puoi tu in un giorno assimilare tutte le tecniche, i trucchi, le nozioni, i consigli che io ti do. Cioè io ho racchiuso 5 anni di mie esperienze in un videocorso, perché io ho lavorato, lavoro con questa tecnologia da oltre 5 anni quasi, e ho chiuso tutto dentro questi
è dentro il videocorso. Ovviamente il videocorso è molto ma molto più specifico, molto ma molto più diciamo professionale, e infatti ti può mettere in carreggiata se vuoi avviare una nuova attività, cioè un'attività di assistenza, riparazione e costruzione customizzata di pacchi batterie. Perché ragazzi, tutti i pacchi batterie che ci sono in commercio, il 99% vengono dalla Cina, sia sui monopattini che sulle bici, sugli elettroutensili, gli aspirapolveri. Se ne stanno vendendo a bizzeffe. Ora però col coronavirus ovviamente qualcosa andrà a scalare, ma speriamo finisca presto e si ritornerà tutti a comprare questi mezzi elettrici. Parliamo di micromobilità, per esempio. Se questi mezzi elettrici si rompono, serve gente che li deve riparare. Non puoi solo andare ad acquistarne una nuova batteria. Puoi anche offrire al tuo cliente la riparazione. E come? Grazie al corso Battery Maker. Per questo video è tutto. Un like se vuoi condividere il video, commenta sotto, iscriviti al canale se non sei iscritto. Ciao e al prossimo video.